Mauro Galano è Solution Architect di Rockwell Automation. Siamo sempre a SPS 2019. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è la soluzione che state presentando tra le varie ad SPS? Questa è una soluzione di innovazione, infatti si chiama Innovation Demo, proprio perché va ad integrare una soluzione di automazione tradizionale, quindi proprio con la parte di PLC, la parte di movimentazione, con una parte di software IoT e di realtà aumentata. Quindi andiamo a integrare una parte di movimentazione che comunque questa rappresenta già una fase nuova, perché abbiamo la parte di MagneMotion, quindi questa movimentazione a carrelli indipendenti, che sono in grado appunto di gestire le distanze tra i vari carrelli in modo intelligente con una semplice programmazione da parte dell'operatore. In più abbiamo una parte in cui viene fatto il riconoscimento dei prodotti che ci sono sui carrellini e il sistema dà una segnalazione sul pannello operatore se ci sono delle mancanze, quindi se mancano dei prodotti prima della fase di impacchettamento che viene eseguita nella fase successiva. In più abbiamo la parte di IoT e di realtà aumentata, che è la parte diciamo più innovativa della soluzione, che permette di fornire attraverso la realtà aumentata delle informazioni che normalmente sarebbero fruibili con modalità tradizionali come la parte cartacea o dei filmati, che sicuramente sono diciamo più difficili anche poi da magari andare a reperire. Quindi la realtà aumentata dà un notevole contributo per l'operatore o per coloro che appunto devono operare sulla macchina in modo più facile e anche più sicuro. Abbiamo in due settori, sulla sinistra e sulla destra, abbiamo la possibilità di visualizzare sempre con la realtà aumentata attraverso un tablet o attraverso degli HoloLens zone sicure a differenziate, quindi una zona all'interno della quale se si entra la macchina rallenta, quindi diciamo per essere meno pericolosa, e se ci si avvicina troppo i carrellini vengono fermati, quindi in una zona per avere la massima sicurezza. Invece dall'altro lato abbiamo un test abbiamo una visualizzazione circa la produttività e il check della qualità completa della macchina, sempre attraverso la realtà aumentata, che ci consente di verificare i parametri produttivi e di verificare il quality check, quindi se i prodotti sono stati realizzati e sono stati impacchettati nel modo corretto. Quindi una soluzione, possiamo dire, applicabile in diversi settori industriali, che consente una maggiore efficienza durante il processo, in sicurezza per quanto riguarda l'operatore e anche una maggiore rapidità, quindi diciamo un risparmio di tempo in termini di lavoro. Sì, sicuramente queste nuove tecnologie, sia hardware che software, consentono in primis di migliorare, di aumentare la sicurezza degli operatori, proprio perché comunque danno un ausilio attivo a quelle che sono i possibili movimenti di chi gira intorno alla macchina, e dall'altro integrare delle informazioni che normalmente sarebbero reperibili in modo molto più complesso, quindi magari su un PC o su un pannello operatore, che sono invece fissi in una determinata zona della macchina. Un'applicazione di questo genere sono sicuramente utilizzabili in diverse tipologie di ambienti produttivi, potrebbe essere l'alimentare o il packaging o il food come in questo caso, ma ad esempio anche nel farmaceutico sono delle soluzioni che sono già in fase di implementazione avanzata. Grazie allora Mauro, grazie. Grazie a voi, buona giornata.